in questo video ti spiego come avviare le maglie con la tecnica del tubolare. Come vedi, il primo punto lo avvio in maniera tradizionale, come per una viatura normale. Poi passo il filo da sotto, sopra, con la mano sinistra sopra, la mano destra ripassa sotto e ho avviato il secondo punto. Un punto tradizionale, sotto, sopra e di nuovo sotto. In questa maniera creo degli incroci, dei punti aperti. Un punto normale e l'incrocio. Per l'avvio tubolare con questa tecnica vanno avviate le maglie dispari. E che cos'è l'avvio tubolare? È un tipo di punto che serve per, molto elastico, che serve proprio per avviare i bordi dei maglioni, dei polsini, ed è un punto molto elastico, un'avviatura molto elastica rispetto a quella tradizionale. In seguito vedrai, dopo questo tipo di avviatura vanno fatti 4 punti, 4 ferri con il punto tubolare, perché c'è sia l'avviatura tubolare sia i punti tubolare. Ecco, finito il filo, vedrai, giro il lavoro e comincio i 4 punti, i 4 ferri a maglia tubolare. Per prima cosa lavoro il primo punto a rovescio, lavoro il diritto e fino alla fine del ferro il rovescio lo lavorerò, cioè lo passerò senza lavorarlo. Quindi passo il rovescio, lavoro il diritto. Passo il rovescio e lavoro il diritto. Passo il rovescio, il diritto. Passo il rovescio. Come vedi, per passare il rovescio sposto comunque il filo come se lo dovessi lavorare, ma lo prendo solamente, senza fare poi il gettato e la lavorazione. Quindi il diritto lo lavoro sempre e il rovescio lo passo senza lavorarlo, fino alla fine del ferro. Normalmente vengono fatti 4 ferri a maglia tubolare. A volte nelle istruzioni dei maglioni fanno fare solo 2 ferri, ma di norma sono 4. Vedi, ora lavoro il diritto, passo il rovescio, lavoro il diritto. Passo il rovescio, lavoro il diritto, passo il rovescio e così fino alla fine del ferro. Come vedi, continuo a lavorare solo il diritto. E il rovescio viene passato senza essere lavorato.